Giorgia Meloni, parlamentare, presidente Fratelli d'Italia, AM, ministro per la gioventù nel governo Berlusconi, dal 2008 al 2011. Denis Verdini, parlamentare, presidente di Alleanza Liberal Popolare Autonomie, componente Commissione Industria del Senato. La riforma restituisce centralità al Parlamento. La riforma restituisce centralità agli inciuci di palazzo, nel senso che toglie legittimità al Parlamento, gli toglie credibilità, i parlamentari, per quello che riguarda il Senato, non saranno più scelti dai cittadini, saranno di fatto nominati dai partiti politici, un'elezione di secondo grado. Con la riforma elettorale che ha voluto Renzi, anche nella Camera la gran parte continueranno a essere nominati con le liste bloccate, e quindi l'esatto contrario di quello di cui c'è bisogno. In Italia c'è bisogno di restituire sovranità ai cittadini, di rimettere il potere nelle loro mani. Invece questa è una riforma fatta da un governo che nasce con un inciucio di palazzo e che vuole esaltare l'inciucio di palazzo. È una riforma aspettata da tantissimi decenni, contestata, lo capisco, ma in realtà restituisce al Parlamento, perché affida a una sola Camera la fiducia, come in tutto il mondo. Era la nostra un'anomalia, nata nel lontano 47, tutti hanno cercato di correggerla e non ci siamo mai riusciti. Ci mette al pari delle altre grandi democrazie, quindi con una capacità decisionale più forte e con una rapidità nell'esercizio legislativo. Capisco le eccezioni, ma è 30 anni che aspettiamo questa cosa. Aumentano i poteri del governo? Il problema non è se i poteri del governo aumentano o diminuiscono, il problema è se il potere del governo è collegato effettivamente a una volontà popolare. La grande riforma che ci si aspettava in Italia era una riforma che andasse verso il senso di dare più potere ai cittadini con l'elezione diretta del capo del governo. Elezione diretta del capo del governo e un Parlamento che risponde al destino del capo del governo. Se il capo del governo viene sfiduciato, il Parlamento va a casa. È quello che accade con i sindaci. Renzi ci aveva detto che il modello migliore era quello dei sindaci, ma poi, tanto per cambiare, non è stato minimamente coerente con se stesso. Noi speravamo in una riforma in questo senso, è una delle grandi occasioni perse di questa riformicchia voluta dal governo. No, in realtà no, è una polemica che viene fatta in maniera strumentale, non aumentano, quello che aumenta è sicuramente la stabilità del governo, in quanto che è una sola Camera che rilascia la fiducia, così come in tutti i paesi più avanzati del mondo. Prova ne è che negli ultimi anni, negli anni della Repubblica, abbiamo fatto 73 governi contro i 24 della Germania, credo, i 20 della Gran Bretagna, che hanno una fiducia data da una sola Camera. Quindi è una impostazione, come dire, moderna, che semplifica e che riporta al Parlamento una grandissima centralità. Nasce realmente il Senato delle Autonomie? Non nasce realmente il Senato delle Autonomie, dove ci sono davvero dei senati delle autonomie. I senatori, quando vengono eletti, hanno un vincolo di mandato e rispondono, come per esempio in Germania, alla regione o al Land che ce li ha mandati. In questo caso non è così, risponderanno ai partiti, e questa è la ragione per la quale non riusciranno a rappresentare le autonomie. Dopodiché il tema del vincolo di mandato del parlamentare è uno dei grandi temi che questa riforma avrebbe dovuto risolvere, perché in Italia non c'è stata assenza di governabilità perché ci sono due Camere, c'è stata assenza di governabilità perché è consentito a un parlamentare di farsi eleggere in una metà campo e poi, per interessi spesso assolutamente personali, passare con l'altra metà campo facendo cadere i governi. Beh, così è, saranno rappresentate le regioni e i comuni, e quindi vengono rappresentate le realtà locali. Sulla questione, diciamo, del vincolo di mandato, adesso ricordato dalla mia collega Meloni, è una lunga storia, a tutela della libertà individuale, che dicono invece, può essere anche quella della strumentalità, ma che dicono tutti quanti essere un elemento fondamentale, in particolare in presenza di certi tipi di leggi elettorali. Quindi rinunciarci mi sembra sbagliato. La riforma abolisce CNEL e province, c'è davvero un risparmio?
Ma guardi, sulle province bisogna ricordare che insomma rimangono anche lì, per esempio nelle grandi città, le cosiddette aree metropolitane, sono di fatto delle province, semplicemente come accade per il Senato, anche in queste province i cittadini non potranno più dire assolutamente niente, non conteranno più niente perché decideranno tutti i partiti in questa riforma così democratica che ci consegna questo simpatico governo. Il risparmio sull'abolizione del CNEL è quantificato in circa 9 milioni di euro, io ricordo che solamente Matteo Renzi ha speso 200 milioni di euro per comprarsi un aereo di Stato nuovo, voglio dire, cioè avrebbe potuto abolire 25 CNEL più o meno se non si fosse comprato l'aereo nuovo, e quindi non mi sembra che bisognasse stravolgere 47 articoli della Costituzione per risparmiare questi soldi. Ma il risparmio sta nella modifica del titolo quinto, che fu un gravissimo errore compiuto nel 2001 dal centro-sinistra, e riporta l'interesse nazionale su tante materie, il turismo, le infrastrutture, l'ambiente. Ed è questa semplificazione, questo annullamento delle controversie fra le regioni e lo Stato che hanno caratterizzato questi ultimi anni, portando praticamente a un blocco della Corte Costituzionale, circa 120 cause ogni anno discusse, e questo significa risparmio, significa semplificare, significa modificare gli assetti sbagliati.